Parlare di azione cattolica vuol dire parlare di persone che si impegnano non solo a livello personale, ma anche associandosi proprio per fare della propria vita un dono, per rendere la vita, per far sì che la vita sia vissuta gioiosamente, nella pienezza, no? Proprio, e quando dico vita, dico la comunità ecclesiale, ma dico anche la società. E quindi il mio grazie davvero alla dirigenza, ma a tutti i soci per questo triennio, e nello stesso tempo l'invocazione del dono dello spirito, perché questa disponibilità al dono, che poi concretamente vuol dire donarsi per il bene comune, donarsi per la promozione dell'uomo, di una condizione di vita sempre più umana, possa sostenere gli iscritti. Quindi sono convinto che l'azione cattolica è un grande dono per la Chiesa, ma anche per la società. E ogni assemblea testimonia anche la bellezza, oggi un po' in disuso, del compromettersi, dell'aderire, no? Dell'aderire, che esprime proprio anche il vivere la responsabilità della vita, collegandosi con altri nella condivisione di un ideale. Anche questo credo che sia, in un'epoca di forte individualismo, una bella testimonianza. Abbiamo deciso di proporre un documento all'Assemblea Diocesana, che è stata formata da oltre 100 delegati dalle 27 associazioni parrocchiali in rappresentanza dei 1200 circa aderenti all'Azione Cattolica di Modena. Abbiamo scelto di dare molta importanza alla promozione dell'associazione, perché appunto ci sembra urgente e davvero importante promuovere nuovamente l'Azione Cattolica per farla conoscere a chi ancora non la conosce e però ha questa vocazione laicale che è propria degli iscritti, dei soci della C. Oltre a questo abbiamo messo in luce, il Vescovo ce l'ha anche ricordato e sottolineato come motivo importante, il fatto che la C deve diventare sempre più strumento di comunione all'interno di una Chiesa che ha sete di comunione, come abbiamo scritto nel documento. Infine, quattro ambiti che ci sembrano fondamentali, particolarmente importanti da tenere in considerazione e da promuovere con maggiore impegno, sono quelli della formazione spirituale e umana degli aderenti all'associazione, quello della corresponsabilità anche tra laici e presbiteri, quindi tra sacerdoti e appunto noi laici che facciamo parte di questa associazione, quello dell'attenzione al bene comune e infine quello della comunicazione, per far sì che il flusso di comunicazione, di informazioni, ma anche insomma, diciamo, le idee che vengono espresse all'interno dell'Azione Cattolica arrivino il più lontano possibile, a più persone possibile.